Ritenevano che fosse impenetrabile e non individuabile dalle forze dell'ordine, ma le false speranze di due melicucchesi sono state infrante dal loro arresto e dal sequestro della piantagione di marijuana realizzata ed operato dai carabinieri della compagnia di Torrionova. Nel corso di uno specifico servizio volto alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i carabinieri delle dipendenze della stazione di Cinque Fronti, insieme ai colleghi cacciatori dello squadrone eliportato di Vibo, hanno tratto in arresto Pasquale Fossari, 51enne, pregiudicato di melicucco, e il nipote Francesco, 26enne, incensurato per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti di tipo marijuana. I militari, durante regolari servizi di perlustrazione del territorio rurale a Spromontano, hanno sentito in una zona molto impervia tra Anoia e Melicucco degli anomali rumori e movimenti, nonché odore di marijuana. Avvicinandosi, si sono trovati di fronte a un vero e proprio muro di rovi, sterpaglie impenetrabile, e solo un'attenta ricerca ha permesso di intravedere una sorta di porta naturale creata con piante e legna, dalla quale si accedeva ad un tunnel scavato nei rovi per circa 30 metri. I carabinieri si sono trovati davanti a vari filari con tubi di irrigazione del tipo a goccia per la coltivazione di numerose piante di marijuana di piccole e medie dimensioni. I due coltivatori hanno tentato di nascondersi tra le sterpaglie senza riuscire però a fuggire, essendo l'unica uscita da loro realizzata già bloccata. Gli stessi hanno tentato di raccogliere tutte le piante dentro a sacchetti di plastica per poi gettarli il più lontano possibile. L'attenta però ispezione dei luoghi ha consentito in ogni caso di ritrovare 211 piante di canepa indiana in stato di crescita, di altezza variabile tra i 0,30 e 1,70 m, che una volta cresciute, estirpate e vendute a dettaglio avrebbero fruttato decine di migliaia di euro. Oltre alla sostanza stupefacente, i carabinieri hanno rinvenuto numerosi strumenti, attrezzi e prodotti, compresi medicine e fertilizzanti per la coltivazione e cura delle piante.